compagnia che vi porta nel sogno del Polo Nord. Il capitano e l'intera crew vi dà il benvenuto sul volo 2, 5, 1, 2. In partenza da Milano, destinazione Villaggio di Babbo Natale. Il volo avrà la durata di 4 ore e 10 minuti. Voleremo sopra paesaggi incredibili e quando verrà buio forse vedremo Sua Maestà Aurora Boreale, quindi dai sempre un'occhiata fuori dal finestrino. Vi chiediamo 2 minuti di pazienza per la dimostrazione di sicurezza. Il bagaglio a mano deve essere sistemato sotto la poltrona davanti a voi o negli alloggiamenti sopra di voi. Allacciate la cintura di sicurezza finché segnalato. Per slacciarla, sollevate l'apposita parte delle fibbie. Chiudete i tavolini e posizionate gli schienali della poltrona verticalmente durante il decollo e l'atterraggio. Non è molto probabile, ma in caso di emergenza mettetevi in posizione di sicurezza. Le nostre fidate renne verranno in nostro soccorso in un battibaleno e ci aiuteranno a volare. In caso di depressurizzazione, le maschere dell'ossigeno si renderanno automaticamente disponibili. Prendetela e attivatela portandola verso di voi. Coprite naso e bocca e respirate normalmente. Sistemate prima la vostra maschera e poi aiutate gli altri. Le uscite di sicurezza di quest'aereo sono indicate da appositi segnali. Individuate quello più vicino a voi, che potrebbe essere anche alle vostre spalle. Un sentiero illuminato faciliterà il raggiungimento delle uscite. Il salvagente si trova nella tasca sotto la vostra poltrona. In caso di necessità, indossatelo e gonfiatelo tramite l'apposita maniglia rossa. Se necessario, soffiate nel tubo di gomma. Vi ricordiamo inoltre che non è consentito l'utilizzo di nessun dispositivo elettronico. Vi preghiamo quindi di attivare la modalità aereo. Nella tasca delle poltrone in fronte a voi troverete il cartello illustrativo con le norme di sicurezza. Vi invitiamo a prenderne visione attentamente. Vi ricordiamo inoltre che non è consentito fumare su questo aereo mezzo, essere tristi o anche essere di cattivo umore. Anche nei bagni sono presenti dei sensori. In caso di bisogno, gli elfi sono perfettamente addestrati per fornirvi tutta l'assistenza necessaria. Vi auguriamo un volo magico. Vedere il biglietto che ti è arrivato. Grazie. Ok. Il tuo nome? Che meraviglia. Per entrare nel nostro villaggio. Quindi, dillo. Molto bene. Adesso, prima di decollare, ti chiedo un pochino di pazienza, perché ovviamente, essendo un aereo, dovrò fare la safety demonstration. Spero che non ti annoierà, ma cerchiamo di rendere il più magica possibile. Quindi adesso
un po' di pazienza e poi decolliamo. Fammi vedere la cintura. Sono natalizie. Allora, ti faccio vedere un po' meglio il cartellino, perché è molto importante. Sì, la nostra compagnia si chiama Polar Jets, ma è sotto Dreams Airlines. È una compagnia che noi apprezziamo tanto. Hai già volato con loro? Di leggerla attentamente. È molto importante, visto che la sicurezza prima di tutto, vorrei che ci prestassi attenzione. Ok, te la lascio. Vogliamo che questo volo sia, a dir poco, magico per te. Quindi posso offrirti qualcosina? Una tisana? Un po' di cioccolata? Abbiamo una bevanda di avena al cioccolato, secondo me squisita. Te la prendo subito. Prima però ti chiedo di disinfettarti le mani. Oh sì, noi siamo ossessionati, a dir poco, con tutte le cosine carine. Abbiamo tantissime cose che rappresentano Babbo Natale, noi elfi, le renne e tutto ciò che richiama il Polo Nord, come la neve e i pupazzi di neve. Noi ci teniamo davvero tanto. Questo è un semplice germani. Ti piace? Ma certo che lo puoi tenere. Sì, sì. Te lo farò trovare in Parigi al tuo ritorno. Non c'è problema. Sei il nostro ospite. Ogni tuo desiderio verrà esaudito. Dicevo, tante cose ricordano Babbo Natale e tutta questa atmosfera. Questi sono i succhi. Ormai gli anni si fanno sentire.
Cioccolato, latte d'avena. C'è qualcosa di più buono? È la mia colazione tutte le mattine. Ancora? Ok, basta. Magari te ne do un pochino anche dopo. Cioccolata. Buonissima. Sì, la puoi tenere. Adesso abbiamo preparato con cuore e con amore per te un pacchetto di benvenuto. Te lo faccio vedere subito. Eccomi qua. C'è scritto Buon Natale. Esatto. Nella tua lingua. Sembra pioggia. E un odore molto buono. Guarda qui quante sorprese che ti ho preparato. Cominciamo da questa qui. Questa è una maschera. Polvere di perla e olio di argano per pelli secche. Infatti troverai molte creme perché la pelle si secca e vola, no? Quindi se vorrai, quando guarderai un bel film di Natale, e abbiamo tutti quelli che vuoi ovviamente, potrai fare una maschera. Ovviamente degli auricolari per poter ascoltare i film sul getto. Sono molto comodi, non come quelli che di solito ti danno. Noi ci teniamo. Poi una candela. Senti, sa di torta appena fatta, è dolcissimo, proprio come piace a me, un po' di torta agli amaretti, sì, e è ispirata a Strasburgo, una delle mie città preferite, e questa è da portare a casa come pensierino, non puoi accenderla. Ovviamente. Poi. Ok. Passiamo alla cura della persona. Ti ho portato tutte delle
che siano comodi in viaggio. E c'è, quanta carina questa, è una crema occhi, sì, c'è una crema occhi. Di spa qui e sempre per quanto riguarda le cose troppo carine c'è anche questa mini crema guarda oh. È all'uva ed è a forma di piccolo barattolino di miele oh. Io adoro queste Oh sì, è normale che fuori ci sia già buio. Sì, spero che tu abbia guardato un po' giù prima. E beh, più andiamo in alto, più viene buio presto. Chi lo sa, sì. Magari riusciremo a vederla anche dall'aereo, l'aurora. La nostra bellezza più bella, forse. Abbiamo già il dozzo. Perché dopo questo viaggio tutti possa rinfrescare un pochino. E anche ovviamente un buon labbra. Oh sì, anche le tue. Le mie si screpolano. Invece viene dal mio continente preferito, l'Africa, ed è a base di olio di baobab. Io ho avuto la fortuna di viaggiare un po' tutto il mondo, grazie al mio lavoro, al fatto di essere un elfo di Babbo Natale. È bellissimo e mi permette di conoscere tanti bambini. A vedere poi cosa ti ho preparato. Ti ho messo due tisane. Sì, le puoi prendere qui. Una è all'echinacea e lampone. No, scusa, mirtillo. E i mirtilli crescono tanto nel polo nord, quindi invece una alla camomilla. Se magari data l'emozione non riuscirei più a dormire, questa ti potrebbe aiutare. Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Questa è una maschera notte.
sì, anzi, te le devi mettere ora. Quell'alberello di Babbo Natale. Quell'alberello di Natale. E sono morbide. E caldo. Così. Magari ti sentirei anche più a tuo agio qui. Questo è bello. E questo verde. Beh, il mio colore preferito. Non so se si nota. Beh, il colore preferito di tutti noi elfi. Comunque. Due tovagliette. Che ti faranno ricordare di questa avventura. Dietro hanno tanti fiocchi di neve. E sopra hanno questa deliziosa renna. Tutto qui. Un piccolo pensilino per farti fare buon viaggio. Allora io ti lascio tutto qui. Bene. E prima di farti fare un buon viaggio, ti dico un po' quello che faremo quando arriveremo. Arriveremo direttamente nella pista del villaggio di Babbo Natale e di noi elfi. Babbo e Mamma Natale, ovviamente. E vedrai, da fuori sarà bellissimo con tutte le luci. È veramente magico, magico, magico. E poi ti farò fare una gita con gli aschi, se vorrai potrai vedere le renne, l'allevamento, diciamo, più diciamo sì, le renne di Babbo Natale. E come sono come i vostri cani, ecco, noi abbiamo le renne, sì, siamo affezionati come sì, fanno parte della nostra famiglia. Sono gli alleati più preziosi, come noi, di Babbo e Mamma Natale. E poi, beh, ma perché ti rovino la sorpresa? No. Per quello, beh, dovrei aspettare di scendere da quest'aereo. Bene. Ma guarda. Si vede l'aurora. Maestosa. Aurora. Adesso potrei guardarla finché durerà. Potrebbe durare 2 minuti, com'è. Mezz'ora. Un'ora. Chi lo sa. È bella quanto è imprevedibile. E io direi che ti auguro un buon viaggio. Quando ti sveglierai, beh, saremo in un posto magico, il posto più magico al mondo. Ti auguro un buon volo sul nostro volo.
il benvenuto nel villaggio degli elfi e di Babbo e Mamma Natale. Non lo so, guarda che magia, e nevica, è tutto così perfetto. Ok, lo so. Sei vestita, ma c'è un po' freddo. No, io ci sono abituata, figurati.